Serie B, il campionato degli italiani. Una polveriera, tutti contro tutti, nel mirino della contestazione dei tifosi, il presidente della Pescara Daniele Sebastiani e l'allenatore Baroni. Oggi la squadra ha ripreso ad allenarsi a porte aperte, sarà una settimana difficile, di tensione, perché la classifica è preoccupante dopo la sconfitta subita sabato. Negli ultimi giorni episodi, atti di vandalismo prima presso la sede, poi la contestazione allo stadio, petardi sotto l'abitazione del presidente Sebastiani. Oggi è giunta anche la squalifica del numero 1 bianco-azzurro fino al 30 novembre per il comportamento che ha tenuto durante la partita a fine gara verso l'arbitro. Insomma, una situazione di tensione qui a Pescara come non ricordavamo da tempo. Certo, le prospettive non sono bellicose, se si continua di questo passo si rischia e anche di brutto. Abbiamo diversi ospiti, vi annuncio subito che avremo in questa serata un'intervista lunga divisa in tre fasi proprio con il presidente del Pescara Sebastiani, che è tornato a parlare in esclusiva ai nostri microfoni. Poi avremo un collegamento telefonico con l'ex direttore sportivo del Pescara Andrea Iaconi, prossimo avversario dei biancoazzurri. Allora, i nostri ospiti, il collega Paolo De Carolis, direttore di forzapescara.com. Buonasera Paolo, ben ritrovato. Saluto a tutti voi, grazie per l'invito. Ritroviamo con piacere un ex dirigente sportivo, Gaetano D'Urso, che ne ha viste di cotte e di crude nella sua carriera di dirigente, quindi ha i capelli bianchi e in questi momenti può far valere la sua esperienza. Un altro giornalista esperto come Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, ben rivisto. Così come abbiamo il piacere di ritrovare un collega che ha i capelli bianchi e segue il Pescara da tanti anni, Silvio Salone, buonasera Silvio, Enrico. Ben ritrovato. Al suo fianco poi abbiamo un dirigente sportivo più giovane, Fausto Perletta. Buonasera Fausto, grazie anche a te. E abbiamo un giovane editore, Alessio Consorte. Buonasera Alessio, che ci parlerà anche di una sua nuova iniziativa. Questi sono giorni difficili, parto subito con i più anziani, i più esperti questa sera, perché Gaetano, tu conosci Pescara, sai quanta passione c'è per il calcio. I dirigenti, gli allenatori possono sbagliare, però in apertura mi corre l'obbligo subito di condannare questi atti di teppismo che servono a ben poco. Ci siamo passati tanti anni addietro con vecchi presidenti, vecchi dirigenti, si può contestare, criticare, però quando si arriva a questi fatti sicuramente si supera il limite. Comunque, questo era d'obbligo subito sottolinearlo, è un momento che non ricordiamo da diverso tempo, forse dal post fallimento, no? Ma il fatto non è l'atto nei confronti del dirigente, è una cosa che viene da lontano, cioè una mancanza di mentalità, cioè ammettere che si possa vincere e perdere. Vincere per forza è impossibile. Perdere porta a delle situazioni che sono queste, ma dopo tutto è lo stesso discorso che si fa sulla violenza. Alla fine, quando c'è l'atto violento, allora l'atto violento è da deprecare, ma l'atto violento è conseguenza di una mentalità, di una filosofia sportiva che non viene acquisita e che in questo paese obiettivamente è lungi da arrivare. Pescara è un film già visto, cioè 2 anni fa questa era una società che era in Serie A, adesso è una società che è in Serie B, però io non dimenticherei cosa ha sofferto questo ambiente sportivo per recuperare la Serie B. È questo che si dovrebbe tenere ben davanti agli occhi, perché il campionato di Serie B è un campionato che si attaglia al Pescara, è un campionato che per questa città va benissimo, e perdere questo patrimonio con forzare le situazioni diventa masochistico.
Sicuramente, obiettivamente, ci sono degli errori, sono stati fatti. 12 giornate, ammettiamo, sono stati fatti degli errori. Allora, che cosa tanti errori, certo. Fino a quando ci si limita a criticare l'operato tecnico. Là c'è una classifica. Quella squadra che è in fondo alla classifica, il Latina, l'anno scorso ha fatto il playoff finale per andare in Serie A. Il Latina ha fatto il playoff finale. Sopra ci sono Frosinone, Provercelli nella parte destra della classifica, squadre neopromosse, però le neopromosse come la Juve Stabia, come il Frosinone stesso 4 anni fa, sono retrocesse dopo aver fatto il campionato di eccellenza l'anno che sono arrivati in B. È questione di mentalità. Invito, un invito per tutti, perché siccome siamo in tanti, abbiamo diversi contributi, vi prego di essere un po' più sintetici tutti quanti, in modo che affronteremo diversi argomenti. Vado a salutare in regia Andrea Costantini, buonasera Andrea, insieme a Maurizio Daguì, buonasera Andrea. Sì, buonasera, buonasera Enrico, subito vi dico che non ci sono posticipi della Serie B, si è giocato un posticipo di Serie A, Cesena-Verona 1-1 con reti di De Frel per il Cesena, pareggio a 10 minuti dalla fine di Juanito Gomez. Appena iniziata Lazio-Cagliari, nuovo posticipo di Serie A, sono in panchina i due ex biancazzurri Marco Capuano e Antonio Balzano al canto di Zdenek Zeman. Come sempre ci sarà spazio per chi ci segue da casa. Certo. SMS con il numero 392-623-7060 per fare domande o considerazioni, oppure chiamate al numero 085-93-0020. Più che mai in una serata come questa siamo pronti ad accogliere i vostri pareri. A tra poco. Un saluto a Valerio De Caris del portale forzapescara.com. Già a Radio California, nella trasmissione Cozze e Vongole, c'è stata una bellissima intervista con Ivo Iaconi che ha riscosso molto successo, però questa sera daremo spazio soprattutto per valutare così questa reazione dei tifosi nei confronti del presidente Sebastiani e verso l'allenatore Baroni, no Valerio? Sì, Enrico, hai detto benissimo, basta semplicemente commentare la news, la prima news sul nostro portale. Noi nel corso della trasmissione interverremo per leggere più o meno le considerazioni. Allora, chiedo un po' a tutti, prima di andare a sentire il presidente Sebastiani, perché è una lunga intervista che divideremo in tre fasi, mi rivolgo a Silvio Salone. È un momento, Silvio, difficile per Pescara Sportiva, lo puoi associare a qualche momento del passato, situazioni simili? Beh, di momenti così difficili ce ne sono stati tanti nel passato del Pescara, però buttiamo tutto alle spalle, dobbiamo parlare del presente, semmai del futuro. Io però devo dire una cosa, Enrico, non mi sento di condividere questa drammaticità del momento. Cioè, la tifoseria, per esempio, ha fatto quel comunicato anche piuttosto pesante, nei termini se vogliamo, però il tifoso biancazzurro, quello della Nord soprattutto, non ha fatto altro che raccogliere diciamo uno stato d'animo, una delusione che c'è nell'ambiente. Lo ha fatto in modo un po' pesante, perché utilizzando anche dei termini piuttosto pesanti, però poi non mi sembra che ci sia stata violenza, nel senso che sabato allo stadio hanno manifestato non partecipando alla partita, non si sono presentati in curva, non è successo niente, al di là di quell'episodio poi successivo di questi due petardi che però sono cose secondo me individuali, nel senso, sì, non sì, rappresentano sì, la tifoseria, sono due come dire, fuoriusciti che acerrimi nemici magari di Sebastiani, sì, che hanno manifestato in questo modo. Quindi io non direi di drammatizzare così tanto, il tempo c'è per recuperare. Le accuse fatte a Sebastiani non le condivido tutte. Chiaramente lui ha sbagliato qualcosa, ma io se dovessi dare una colpa a Sebastiani, la colpa è soltanto quella di aver scelto allenatori sbagliati. Per il resto niente da dire. Sebastiani, non il direttore sportivo. Insieme ai direttori, quando lo hanno scelto anche il direttore, non sempre. Comunque voglio dire, cioè, se andiamo un po' a ritroso, Sebastiani quando qualche anno fa, due anni fa, ha preso Marino, ma ci dimentichiamo quello che è successo a Pescara. Pescara sembrava già in Serie A, io c'ero nella presentazione, 5.000 persone, tutti a manifestare a favore, tant'è vero che Marino diceva ma non mi è mai successo di avere tanti applausi prima di iniziare a lavorare, cioè c'era un'atmosfera favorevole, quindi la piazza condivideva questa scelta, poi invece si è rivelato quello che si è rivelato,
ha avuto momenti difficili, 6 sconfitte consecutive, però andando avanti ancora un minuto, dopo Marino però è arrivato un certo Cosmi, il quale tutti a dire finalmente l'allenatore giusto al momento giusto. E dopodiché è successo che anche lui, diciamo, non è che è andato molto bene. Comunque, è arrivato Baroni. Baroni è stato scelto per quello che aveva fatto a Lanciano, che aveva fatto bene, aveva sfiorato i playoff, fammi dire. E semmai, se qualcuno era contrario a questa scelta, era solo perché, e qui dico una parola un po', c'è una bassa cultura in Abruzzo, in Italia, per quanto riguarda il calcio, nel senso che non accettavano questo acquisto di Baroni solo perché veniva da Lanciano, cioè la famosa rivalità tra le varie città. Non c'è nessuna rivalità tra Pescara e Lanciano. Perché? Per quello che aveva fatto. Quale rivalità? Per quello che aveva fatto aveva Pescara rivalità con la Lazio. Poi purtroppo si è rivelato anche lui perdente, sbagliando tutto quello che c'era da sbagliare. Poi se vuoi ti dico anche che cosa. Chi è d'accordo con queste valutazioni di Silvio Salone? Fausto Perletta, poi andiamo da Paolo e Francesco da quest'altra parte. Io penso che ognuno di noi, nella propria analisi, mette dentro tantissimi fattori e diventa una centrifuga dalla quale non se ne esce, sempre con un responso, no? Bisognerebbe un po' segmentare le problematiche. Cominciamo a farlo. No? Ad esempio il collega De Carolis, che mi vanto per poter dire collega di studio, giustamente diceva, ma chi l'ha scelto questo allenatore? Ne hanno scelto i direttori o il presidente? Ahimè, se è stato il presidente c'è qualcosa che non funziona nelle regole. Se hai fatto gli errori è la paliziana, sicuramente ci sono i numeri che lo dicono, errori, no? Cioè, non è che lo dici tu, che qualcuno vuol dire che non sono stati fatti 12 partite, tre anni di insuccesso. Io temo che forse è stato un insuccesso clamoroso. Il denominatore comune di tutta una serie di problematiche sia che il presidente sia un po' troppo accentratore. No? Comunque il presidente sceglie sempre un po' troppo lui e non delega. Questo negli ultimi 3 anni è stata un po' la. Vabbè, Berlusconi vince. Adesso invece si vuole inserire per sottolineare cosa. Credo che essere tifosi del Pescara è un duro lavoro. Perché ci ritroviamo spesso in queste situazioni e perché comunque il cuore ti vuol portare sempre alla massima categoria e quindi alla Serie A. Però io sono d'accordo, diciamo a metà, è giusta la contestazione, ma secondo me non è che ci stanno tutte queste grandi offerte per rilevare o per sostituire il presidente. Cioè, secondo me a gran parte è con una lunga veduta, secondo me qualcuno gli dovrebbe anche dire grazie a questa persona. Paolo De Carlis, invece ti trovi d'accordo? Allora, guarda, che lo diciamo da sempre, cioè il ringraziamento per... Perché questo è il primo giro, poi sentiamo Sebastiani e commentiamo quello che... Sì, per l'amor del cielo, il ringraziamento a Sebastiani, a chi è stato al suo fianco assicurando questi 3 anni di calcio a che Pescara. Poi quando diciamo Sebastiani dobbiamo citare anche Iannasco e gli altri soci. No, sì, sì, ma io per sintesi, siccome adesso è il presidente che è nell'occhio del ciclone, però è anche vero che negli ultimi 3 anni i risultati sono stati piuttosto deludenti ed è giusto che qualcuno faccia un'analisi serena di quanto è accaduto. E non ci possiamo nemmeno questo nascondere. Ma anche lui, non è che lui lo nega. No, forse no, sotto l'aspetto. Però se mi interrompi, non mi permetti di esprimere un concetto. Io non lo faccio, gradirei che. Forza, non essere Paolo, forza. No, voglio solamente dire. Piena condanna a chi si macchia di atti vandalici e teppistici. Tutto il rispetto di questo mondo e il ringraziamento a Sebastiani che è andato a prendersi il Pescara dal tribunale, punto. Però siamo nelle condizioni di dire, faccio un esempio, che quest'anno questa squadra era stata costruita su un'idea di allenatore che era Marco Giampaolo, avvicinato da Peppino Pavone. Ci sono stati quasi 2 settimane di contatti, avevano parlato di giocatori. Doveva essere una squadra, ci sono gli SMS che parlano, doveva essere una squadra fatta e improntata sulla politica della linea verde. All'ultimo momento i 2 direttori puntavano su Marco Giampaolo, è uscito il nome di Baroni a sorpresa. Quindi qualche errore. Aspetta. Anche su questo argomento, tanto ne parlerà Sebastiani,
Lui dice che gli è stato proposto un triennale con delle cifre e Giampaolo aveva accettato, il giorno dopo è cambiato però qualcosa. È anche il caso però qui, scusa, giornalisticamente è anche il caso di sentire Marco Giampaolo. Sì, sì, sì. Io un'altra, cioè, siccome noi facciamo informazione, allora però io quello che imputo al presidente, una modifica di pensiero da parte di Giampaolo. Posso dire una cosa? D'accordo io sulle cifre. Non gli rivolgo una critica, perché nel calcio come nella vita possono sbagliare tutti. Secondo me quella che è sbagliata di questa compagine, segnatamente è sbagliato di suo, è la comunicazione. Cioè il fatto di rivolgersi ai tifosi in un certo modo, dire che sono quattro scemi, adesso ne sono 10. Parlo per cognizione di causa, perché io sono direttore di un, molto indegnamente, direttore Paolo, di un sito, è anche molto vero, spesso, però, che molte volte le frasi vengono strumentalizzate. Allora, perché, quella su... perché, ti porto un esempio, sabato in conferenza stampa il presidente Sebastiani Tuceri ha detto testualmente: i tifosi sono liberi di criticare la società, però la squadra dovrebbe essere aiutata poi a fine partita, se si perde si può criticare, e mi sembra... Però Enrico, dopo tre anni di... No, cioè, io ti riporto. La tifoseria è stata vicinissima alla squadra, sempre. Non ha mai contestato, ha detto, non ha mai fischiato la squadra, no, mai. Sì, ma se il Pescara gioca in casa e ci sono fischi dall'inizio, un arbitro si può anche una permettere... Partita. Sì, una partita su tre questa anni. Partita, sì, però su tre anni. Ma lui ha pure detto, scusa Enrico, ha detto che lui con gli arbitri non ha mai avuto... Cioè lui ha fatto un dossier su Mazzoleni. Ma cosa c'entra questo? No, voglio dire, no, sto dicendo, siccome sono state dette alcune cose che non rispondono alla storia di questo sodalizio. Sono state riportate ieri da parte dei quotidiani abruzzesi le dichiarazioni del presidente Sebastiani, perché ieri, virgolettato, è uscita la colpa dei tifosi. Lui non l'ha detto. Questo non l'ha detto. Non l'ha detto sabato. Assolutamente no. Eravate tutti in sala stampa, quindi molte volte possono essere strumentalizzate. Poi da qui a sostenere gli errori sugli allenatori... Sono pienamente d'accordo. Enrico, ma con i tifosi te, del Pescara, la Nord, scusate, ma io infatti mi ricordo. Non ha detto che è colpa dei tifosi. Diciamo pure che questa tifoseria, dopo tre anni di insuccessi anche cocenti, è stata fin troppo paziente. Ma per l'amor di ma vi ricordate cosa succedeva nella gestione Oliveri Scibilia quando il Pescara perdeva in casa? D'accordo. Però la squadra, cioè, qui se ha dato, campo, avuto un credito, se entra in infinito. Campo, giusto forse che si critichi il dirigente. Sì, ma non la squadra che va in campo per affrontare. Ma viene da 5-0 in casa col Carpi, da un pareggio assurdo. È chiaro che qualche tifoso c'era stato un comunicato stampa, voglio dire. Vabbè, comunque però lui non ha detto. Io sto contestando il fatto che molte volte vengono riportate delle frasi che non corrispondono alla realtà. Ma infatti... Francesco, ti lascio per ultimo, perché andiamo a sentire la prima parte dell'intervista di Sebastiani e poi ognuno sarà libero di esprimere il proprio pensiero, come sempre. Presidente Sebastiani, lei dopo la sconfitta di sabato scorso ha dato la colpa ai tifosi. Ma io, vedi Enrico, penso che l'italiano sia una bella lingua. Mi spiace perché io ho fatto una conferenza stampa, non ho parlato privatamente con nessuno e mi sembra di essere stato molto chiaro. Io ho detto che i tifosi hanno tutta l'autorità e tutto il diritto di criticare. Ho chiesto loro di farlo a fine partita, quindi se lo spettacolo non è piaciuto, di criticare la società, di criticare i giocatori, di criticare tutti, l'allenatore, tutti quanti, ma di farlo a fine partita per un motivo semplice, per evitare di far sembrare che non siamo nella nostra casa a giocare, anche perché poi fondamentalmente quando mi viene rimproverato il fatto che non ci facciamo sentire come società nei confronti degli arbitri, nei confronti delle istituzioni calcistiche, io direi che forse in questo senso bisogna farsi sentire tutti. Questo non significa essere violenti o andare fuori dalle righe, ma significa dare un'idea che il Pescara è sorretto durante la partita. E poi alla fine, se lo spettacolo non è piaciuto, è giusto che i tifosi criticano, ma questo l'ho sempre detto, non è che lo dico adesso. Questo clima di tensione che si è creato è figlio di un vostro atteggiamento, di un problema di comunicazione o soltanto del fatto che non è stato esonerato l'allenatore?
Ma vedi Enrico, io parto da un presupposto, questa è una società che negli ultimi anni ha sicuramente potuto sbagliare qualcosa, ma se l'ha fatto in assoluta buona fede, perché se noi avessimo dopo il campionato, dopo la retrocessione dalla Serie A, avessimo tirato i remi in barca, spendendo niente, facendo una squadra di giovanissimi, allora, e le cose fossero andate non bene, sarei stato il primo ad accogliere queste contestazioni con la consapevolezza di aver fatto degli errori. Noi invece siamo retrocessi dalla Serie A, abbiamo cercato di fare una squadra che a detta di tutti era una squadra buona, adesso è chiaro che ci saranno sempre i famosi signori del giorno dopo che diranno ma io avevo detto di no, però noi mi sembra che abbiamo speso dei soldi per portare giocatori importanti. Quest'anno non abbiamo centrato nessun obiettivo, io penso che in una situazione come quella che vive il calcio italiano, come quella che vive il paese, noi abbiamo ancora di più scommesso su questa squadra, nel senso che abbiamo cercato di portare qui, di fare un organico all'altezza, di prendere uno dei tecnici che aveva fatto meglio l'anno scorso, e quindi io non mi rimprovero nessun errore. Baroni però ha scelto lei. Questa è un'altra storiella metropolitana, qui io parlo io, dico io, ma parlo della società, e quindi io, Danilo e gli altri, abbiamo delle persone che lavorano con noi, abbiamo uno staff tecnico che lavora con noi, che noi paghiamo, non lavora gratis, quindi se dovessi decidere tutto io mi risparmierei tanti bei soldi. Quindi siccome non sono un pazzo, siccome alle volte vengo preso come quello che guarda i conti, e in questo caso sarei uno sciocco, perché avendo delle persone a busta paga che mi costano, non mi regalano nulla, che decidono insieme a noi, insieme alla società, quelle che sono le scelte, giocatori, allenatori, ma tutto quello che c'è intorno alla squadra del Pescara Calcio. Quindi una competenza tecnica che era soprattutto dei direttori? Una competenza tecnica dei direttori, ma è anche della società, perché noi ci sediamo insieme a loro. Io l'ho sempre detto, io avallo le scelte tecniche, così come ci confrontiamo su tutto quello che succede intorno alla squadra, perché è chiaro, cioè, quindi è vero che lei aveva bocciato Giampaolo? Ma io non ho bocciato nessuno, guarda caro Enrico, il concetto di Giampaolo è stato ampiamente spiegato, e mi dispiace perché poi fondamentalmente io contro Giampaolo non ho nulla, per cui non vedo per quale motivo avrei dovuto bocciare Giampaolo. Noi abbiamo fatto un'offerta che io ho anche qui scritta, quindi non parliamo di chiacchiere. Avevamo un contratto ancora in essere con Marino, e quindi abbiamo proposto all'allenatore quello che potevamo fare. In questo senso penso che non si sia trovato un accordo con Giampaolo, e penso che in quell'occasione chi rimase più male di questa situazione siano stati i miei direttori, che avevano portato avanti tra le altre cose, tra gli altri contatti, anche questo con Giampaolo. Ma questo senza nulla togliere a Giampaolo, che ritengo sia una persona serissima e un bravo tecnico. Chi vuole iniziare a commentare questa prima parte del presidente Paolo De Carolis? Francesco. Sì, possiamo commentare, possiamo dire tutto. No, vi trovate d'accordo con queste valutazioni o meno? Guarda, io concludo, prendo un brano del presidente quando si riferisce ai tifosi, all'ambiente e a tutto il resto. Qui adesso non sono solo i risultati a scatenare la contestazione verbale, tra l'altro, al di là di quell'episodio che va condannato e va bene. Perché non c'è più fiducia, perché adesso la maggior parte dei tifosi, a mio modesto avviso, spero di sbagliarmi e di essere smentito dalla storia che si andrà a scrivere e a vivere, non ha più fiducia in Sebastiani. E poi, se si facesse oggi un referendum, magari l'80, il 90% direbbero adesso, purtroppo può succedere, basta con Baroni. E tutti quanti sanno che il presidente ha ancora... No, ma io ti sto spiegando il perché nasce, perché ho detto non nasce solo dalla mancanza di risultati, perché è vero che sei al penultimo posto, però è pur vero che se uno avesse fiducia nell'allenatore, e io non ce l'ho fiducia,
meglio che lo dico subito, io non ho fiducia. E secondo me si ma sta... La fiducia si fonda su cosa? Aspetta, no, no, ma dico... sono passate 12 sì, partite. Ma io non ho mai capito, ti dicevo, se uno non ha fiducia nell'allenatore, se non ha fiducia nella squadra e se non ha fiducia nella società, si va, non si va tanto lontano. E da qui, secondo me, nasce tutto questo screzio, chiamiamolo così con un eufemismo, nei confronti del Presidente, tra il Presidente e parte della tifoseria. Come si esce da questa situazione, no? Secondo, ti stavo dicendo, se oggi facessi un referendum, secondo me l'80% direbbe via Baroni, proviamo con un altro allenatore. Attenzione, se è vero, perché io adesso comincio ad avere i dubbi anche su questo, su Baroni già mi sono espresso, speriamo che l'amico Paolo De Carlo fra poco non mi fa la domanda, tu che faresti con Baroni? Ho detto che io non ho fiducia, la conseguenzialità trovala tu il seguito. L'80% direbbe via Baroni, io comincio ad avere dubbi anche sulla validità di questa squadra, perché io lo sto dicendo da due mesi, tre mesi, da quando è cominciato il campionato, ero qui presente la sera dell'ultimo del 31 gennaio, quando tutti a livello nazionale hanno osannato la campagna acquisti di Pescara. Però due sono le cose: o veramente questa squadra non ha gli attributi allora, che possono essere tecnici, tattici e caratteriali, oppure non segue l'allenatore. Adesso e poi vado e da quindi l'allenatore andava mandato via adesso. Osservando un po' la squadra, così dove manca un uomo di polso, un giocatore di polso che faccia spogliatoio, perché questi ogni tanto si perdono proprio. D'Urso, cosa ti senti di rimproverare alla società? Ma guarda, se alla base c'è buona fede nelle scelte, niente. Perché i dirigenti sbagliano e azzeccano. Quando azzeccano, gli batti le mani e li conforti della tua presenza negli uffici che fanno gli abbonamenti. Quando sbagliano, pagano di persona. Posso farle una domanda, D'Urso, se mi consente? Posso farle una domanda? Sì, prego. Lei ha fatto il presidente e il dirigente sportivo per tanti anni. No, presidente mai, ho fatto il burattinaio, ho fatto il dirigente. Sì. Beh, allora... Beh, i suoi risultati secondo me sono anche figli della sua passione che ha messo in quello sport. Ma guarda che basket. La passione è una moneta che ha scarso corso legale. Con la passione si possono vincere i campionati e andare in Serie A spendendo 50 milioni, mentre il Benetton e altre squadre ne spendevano miliardi, però dopo un anno, dopo due anni, non reggi a quei livelli. Allora, se non c'hai alle spalle un'organizzazione, un qualcosa, fai la fine che ha fatto la pallanuoto, la pallacanestro femminile, la pallacanestro maschile, la pallavolo. È un problema maschile. Di passione. La Vianella, allora, era una cioè, piccola il problema che adesso, di passione. Fammi finire questo concetto. Il mondo è professionalizzato al massimo nello sport. Se non c'è organizzazione, lui ha detto tre cose: se non c'è fiducia nella squadra, se non c'è fiducia. Se manca la fiducia nella società e se non c'è la società, se non c'è la dirigenza, finisce tutto, perché è la dirigenza che firma e paga di persona. Poi si può anche sbagliare. Come la vedo in questo momento, un allenatore di polso, ecco, adesso rimpianto un Serse Cosmi della situazione e salvare il patrimonio della Serie B. Ma tu fai questa domanda perché? Volevo fare una provocazione, perché io, a mio avviso, la provocazione di questa dirigenza che vorrei fare è che forse non c'è una vera passione verso i colori biancazzurri. Io vorrei chiedere se Sebastiani, il signor Sebastiani, era tifoso del Pescara prima dell'acquisizione al tribunale di questa società. Ma io, guarda, se mi permetti, cioè, veniva allo stadio, quindi mettere in dubbio, la mancanza di passione da parte di un presidente, chiunque esso sia, sì, dal momento che oggi con il calcio non ci si guadagna, bravo, ma ci si rimette, sì, io è una cosa che mi sembra assurda, insomma, una considerazione genere. Solo con la passione. Sì, ma la domanda è lecita. Volevo sapere se c'è questa passione. La domanda passione, ci mancherebbe, è lecita. A volte però, il calcio non è soltanto il bilancio. È ovvio dire... No, se no stravolgiamo le cose. Scusa, no. Allora, Daniele Sebastiani non nasce come grande... Lui era un grande appassionato di ciclismo. Poi in questa compagine, scusa, che è si è presentata scusa ma chi è che con questa compagine scusa però con questa compagine che si è presentata a rilevare il Pescara in tribunale, lui è stato l'elemento
sicuramente fondante, l'elemento di traino, quello intorno al quale è stato costruito il progetto insieme a Peppe De Cecco, e poi è entrato nel calcio. Però lui stesso, non lo dico io, lui stesso dice che aveva la sua grande passione era la bicicletta. Quindi se lui fa le domande ci dice, lui era un appassionato di ciclismo, ma guarda, poi è chiaramente, essendo pescarese, chi non ama il pescare? Questo è manco da dire. Date uno sguardo ai presidenti di Serie B e Serie A. Che... Zamparini, ieri hanno prefatto le operazioni di Zamparini. Datevi a rivedere quali sono le operazioni degli ultimi due anni. Velocemente, il mio 50% non sono d'accordo con la contestazione, in un certo senso. Perché c'è quella paura di cui parlava il dottor D'Urso, giusto? Dell'indotto economico. Perché è facile appuntare il dito sempre contro una persona, ma lì c'è un indotto economico che non è soltanto un anno di Serie A o due, c'è un progetto dietro e ci vuole talmente tanto capitale per portare avanti una società di quel genere lì, certo. Che se ci guardiamo intorno, allora dove stanno tutte le altre grandi famiglie abruzzesi che potrebbero supportare il Pescara o la città di Pescara? Ecco perché dico grazie a Sebastiani, a Danilo Iannascoli, a quelli che hanno reso possibile il calcio a Pescara. Però questo non significa che hanno azzeccato tutto. No, prima della seconda parte. Scusa, se mi permetto, però, ma perché qua qualcuno sta mettendo al di là della contestazione del tifoso? Perché quando il tifoso, la squadra vince o il tifoso aiuta la squadra, quando sono bravi i tifosi, viva la curva nord, viva la curva est, viva la curva sud, ovest, nord, nord-est, nord-ovest, poi quando il tifoso, perché... è una questione di ruoli, il ruolo del tifoso non è... Non facciamo confusione, aspetta, nessuno... La colpa sì, no, ma volevo finire, ma siccome sta dicendo... Ma guardate che qui nessuno sta mettendo in discussione l'importanza determinante, dopo lo spieghi tu che si determinante, perché io c'avevo quattro in italiano, determinante della presenza di Sebastiani, Iannascoli e degli altri dirigenti, che stanno facendo calcio. E l'hanno fatto da quando sono entrati, prima con quelli che ci stavano, poi mano a mano sono andati via l'altro, non percorriamo la storia per non spendere troppe parole. Sono determinati e stanno facendo tuttora calcio e stiamo ancora insieme. Quindi nessuno sta però contestando a oggi, però a oggi purtroppo. Qua è sempre un po' il gatto che si morde la coda. No. Dividiamo i campi. Qua stiamo parlando di questo campionato. Bravo. Stiamo parlando se Baroni va bene o non va bene, stiamo parlando se la squadra va bene o non va bene. Per la squadra manca un uomo di spogliatoio, un capitano. Questo è un aspetto tecnico, però quello che dice la tifoseria è molta dell'opinione, molta gente che fa opinione, come si dice in genere, nell'opinione pubblica oramai in tre anni si è radicato una sorta di, chiamiamola, antipatia nei riguardi del presidente per motivi... Quella percepibile. Bravissimo. Cioè, fermo restando che a Daniele Sebastiani va detto un grazie grande così, resta un fatto, e mi sta pure simpatico, resta però un fatto che in tre anni ci sono stati degli errori tecnici che sono sotto gli occhi di tutti, e noi questo diciamo, grazie perché ci fai vedere il calcio, però hai commesso degli errori tecnici che sono sotto, però aspetta e chiudo Enrico, però e c'è anche un modo per presentarsi e dire signori, è bello dire ho sbagliato, abbiamo sbagliato. Forse i tifosi si aspettano questo, quando glielo chiedi lui dice no, io non ho sbagliato. È vero che hai fatto degli investimenti, ma fare degli investimenti non sempre significa aver fatto dei buoni investimenti, hai fatto degli investimenti. Paolo, qualche volta tu sei il re dei siti, perché il tuo portale è il più seguito di tutto, su altri siti ci sono delle osservazioni che non seguono il discorso che stai facendo tu, nel senso sono molto più pesanti. Beh, ci sono volgarità, no. Ci sono offese. Da noi questo non c'è. No. Ma non è un discorso. Io parlo in generale. Una cosa, quanto è bello se il presidente può dire io l'ho sbagliato. Ma questo vale per tutti, non per il Sebastiani. Sarebbe bello vedere dei tifosi che ti aiutano quando sei in difficoltà. Battere le mani quando vinci è facile. Ma da lì giocare il vincitore e me saranno che ci siano le critiche. Però scusate, questa tifoseria, se no non diamo merito, questa tifoseria per due anni ha battuto le mani anche quando le cose andavano male. Riconosciamo a questa tifoseria questo merito. Cioè qua non ha nessuno ha detto niente. Della Serie A. Dopo il disastro della Serie A, i clienti, i casini vari si sono presentati, hanno fatto abbonamenti. Ma qui nessuno sta dicendo che la colpa è dei tifosi, però ribadiamo questo concetto, passa il messaggio che la colpa è dei tifosi. Questo non Io lo sto mi pensando, soprattutto l'ho a coloro
che sono prevenuti da tempo verso questa società. Tu lo sai, e qui si corre il rischio, come è successo 10 anni fa, che possa degenerare fino ad arrivare ad una contestazione massiccia. Sono andati in comune per cacciare Scibilia. Verso il commendator Scibilia, che ha dovuto lasciare questa città perché è stanco dopo 18 anni di subirne. A dei personaggi e alla fine poco... vengono rimpianti, no? Certo. Allora, critichiamo. Stavano i tifosi che cacciavano l'assegno per comprare il giocatore, no? Però rispettiamo i ruoli. Comunque, andiamo a sentire. Dopo Silvio, vuoi aggiungere qualcosa? No, tutto questo accanimento adesso nei confronti di Sebastiano. Mi meraviglio come non ci sia stato quando a Pescara ci sono stati personaggi come Pincione, Paterna, quell'altro di Salerno, cioè principe arabo, cioè oggi è fuori luogo questa contestazione, tutti, fuori luogo secondo me. A Pescara non ce ne sono altri disposti a entrare nel calcio e sarà la fine del calcio pescarese, ve lo diciamo oggi, Sì, non ve lo diciamo. Se va via questa società sarà la fine del calcio pescarese. Andiamo a sentire la seconda parte. Sulla campagna acquisti, che abbiamo ritenuto tutti soddisfacente, anzi al di sopra delle reali possibilità, però troppi giocatori, anche qualche errore. Campagna acquisti che l'ha vista in prima linea anche sotto questo aspetto? Beh no, campagna acquisti che viene fatta comunque dallo staff tecnico in collaborazione con la società, per cui siccome io non mi ritengo un grande conoscitore di calcio e quindi non conosco i giocatori e non vado a vedere i giocatori, io non posso fare altro che insieme con Danilo e con gli altri di avallare delle scelte tecniche, che poi ci può essere anche un giocatore che magari piace a Danilo o piace a Sebastiani e lo prendiamo in più, ma la campagna tecnica, la campagna acquisti non è che la fa la società, non è che la fa Sebastiani o la fa Iannascoli. È chiaro che le caratteristiche dei giocatori vengono scelte in base a quello che è il lavoro del tecnico che devi fare, e quindi quest'anno c'è stata una grossa condivisione, come ho sempre detto, tra l'allenatore, i due direttori e la società. Probabilmente siamo una banda di incompetenti e abbiamo sbagliato qualcosa, ma questo è quello che succede. Lei continua a confermare Baroni perché molti ritengono che l'abbia scelto lei, quindi per non dimostrare che c'è stato un errore a monte, se errore si può parlare. Sarei un folle, io non mi ritengo un folle, perché se uno si ritiene una persona intelligente e capisce di aver sbagliato, deve intervenire prima possibile per cercare di continuare a sbagliare. Io non sono un folle, quindi non abbiamo confermato Baroni perché l'ho scelto io, perché l'ha scelto Repetto, perché l'ha scelto Pavone. Abbiamo confermato perché crediamo che con lui si possa ancora uscire da questa situazione, e perché sappiamo che la squadra è dalla parte del mister, quindi se avessimo avuto la consapevolezza, come è successo già in passato, di uno scollamento di una squadra che non segue le direttive del mister, e soprattutto se avessimo avuto anche la consapevolezza che questo allenatore dall'inizio non avesse avuto tutti i problemi che abbiamo avuto di infortuni, di squalifiche e quant'altro, probabilmente in una situazione del genere avremmo già preso una decisione. Siccome siamo consapevoli di quello che è successo in questo arco di campionato, crediamo che con l'allenatore si possa uscire da questa situazione, l'abbiamo confermato. Ovviamente attendete una reazione dalla partita di Brescia, altrimenti non si può proseguire. Enrico, io penso che chi fa questa attività, nella fattispecie quella di allenatore, sappia che purtroppo per loro parlano i risultati, perché poi possiamo essere tanto bravi, possiamo anche giocare bene tutte le partite, ma le perdiamo tutte, è chiaro che qualcosa bisogna fare. Io ritengo, ripeto, riteniamo che l'allenatore possa uscire da questa situazione nella quale ci siamo ficcati mani e piedi, però è evidente che c'è bisogno di una prova di orgoglio, di una prova importante dei ragazzi subito a Brescia. Tornando alle dichiarazioni del dopo partita di sabato, lei ha anche detto però i tifosi non pagano il giusto prezzo, pagano poco per vedere il Pescara. Ho già avuto modo di chiarire questa cosa ad un tuo collega, io non ho detto i tifosi, io parlavo del fatto che ero disposto a farmi da parte se fossi stato io il problema, e ho detto io posso venire anche allo stadio e non mi costa niente, perché per quello che mi costa il Pescara posso venire, è come se venissi gratis, ma parlavo di me, non dei tifosi. Ma fare calcio in questo modo però non conviene a nessuno.
Ma non lo so, io sento parlare di commissariamenti, di gente che è disponibile ad entrare, io sono qui, io non ho nessun problema, Enrico, vedi, a differenza delle altre situazioni o di altre piazze dove c'è qualcuno che chiede qualcosa, io personalmente non chiedo nulla, venissero qui, c'è qualcuno che è disponibile, io ho degli impegni, ho delle cose positive e delle cose negative in questa società, se c'è qualcuno disponibile a prendersi in carico le une e le altre, io sono a disposizione, perché per il bene del Pescara faccio non un passo, 10 passi indietro, però deve venire qualcuno e vi prometto già da adesso che le trattative, se ci dovessero essere, saranno pubbliche, perché siccome non c'è nessuno, il Pescara, questa compagine, non è una compagine che ha guadagnato qualcosa o doveva guadagnare qualcosa sulla città. Questa compagine è una compagine pescarese e io mi sento, l'ho sempre detto, mi sento responsabile nei confronti dei miei amici, perché li ho fatti, li ho portati in una situazione dove non dovevano neanche entrare e l'hanno fatto per il bene del Pescara e per l'amicizia che hanno nei miei confronti e per la stima che hanno nei miei confronti. Non mi sembra che ci sia mai stata una società con più di una persona che ha trovato l'accordo che abbiamo trovato noi. In questa società ci sono. Quindi non è attaccato alla poltrona perché soffre di protagonismo, ma perché il momento. A me delle poltrone non sono mai interessate. Mi hanno proposto tante belle cose in questi anni, ho sempre detto di no. Il Pescara non l'avevo neanche scelto io. Io sono entrato come uno di quelli che doveva dare una mano. Poi purtroppo qualcuno che ama giocare con le bambole e poi quando non si diverte più le butta. È successo proprio questo, e siccome io l'errore più grande, caro Enrico, l'ho fatto una sera dentro lo studio del dottor Paternò, quando ero, se vi ricordate, ero già uscito, mi hanno richiamato a mezzanotte. Parliamo della stagione di Zeman. Della stagione di Zeman, inizio della stagione di Zeman. Mi hanno richiamato a mezzanotte perché se non fossi, mi fossi presentato, questa società riportava le carte dove le avevamo prese ed era la società che nel più breve tempo possibile faceva la strada inversa. E sono rimasto da solo e mi sono dovuto portare dietro anche delle altre persone in quella notte per non rimanere da solo. Perché si è creata allora questa tensione in città contro di lei? Perché si espone solo lei più del dovuto? Ma perché io la faccia ce la metto sempre, che purtroppo nella mia vita io sono stato sempre abituato a metterci la faccia e a fare le cose in prima persona. Siccome non, quando faccio le cose sono a posto con la mia coscienza, posso passare sopra con il carro armato a chiunque, non posso ascoltare le persone che parlano senza sapere le cose e soprattutto che dicono delle cose che non hanno un senso, un minimo di verità, e questa cosa qui a me non mi va giù. Per salvare il Pescara è disposto anche a tagliare delle teste? Ma se fosse possibile io taglierei tutte le teste, se fosse la medicina giusta per uscire da questa situazione, ma siccome sono, così come dicevo prima, sono uno che lavora in gruppo e sono convinto che da queste situazioni si esce lavorando in gruppo, non penso ci siano teste da tagliare, penso che ci siano invece delle cose da fare per uscire veramente più uniti di prima da questa situazione. Ancora l'intervista di oggi del presidente Sebastiani, non so, un commento a caldo, chi vuole ripartire nella valutazione per Letta? Ma questa è un'intervista che non fa una piega, perché chiaramente è stata un'intervista programmata, gestita da te, a freddo. Programmata in che senso? Programmata, perché insomma, non perché gli hai detto prima le domande, perché comunque vi siete sedute, avete fatto delle domande, vi ha risposto. Io ho sentito un'intervista ieri sera che diceva altre cose, che il Pescara negli ultimi 5 anni ha alzato la media dei punti rispetto agli anni precedenti. L'ha detto nel dopopartita. Cioè, ma ragazzi, ma che cosa deve fare di più questa squadra per essere ridicola a livello nazionale? Noi abbiamo preso 5 gol in casa, abbiamo pareggiato a Bari, non si sa come, una fortuna pazzesca. Ma non si è parlato in questo momento. Allora, guarda Enrico, io penso squadra, che il pubblico gradirebbe non un'ammissione di colpe, perché non ci serve che uno mo si deve fustigare per quello, ci mancherebbe altro. Tutti gli riconoscono dei meriti a questo presidente. Però ci vorrebbe anche, come posso dire, lui è un bravissimo commerciale. Un mea culpa. No, è un bravissimo commerciale che io stimo a distanza, perché è bravissimo, sa sempre trovare la risposta giusta, però a volte con la risposta giusta non si risolvono i problemi, no? Perché mi sembra che il Pescara naviga in bruttissime acque, no? Allora,
anziché magari rispondere che lui da quando è presidente ha alzato la media dei punti negli ultimi anni, le persone non si aspettano questo, magari si aspettano che lui, proprio perché è il presidente, analizzi bene con i suoi dipendenti di fiducia, no? Che ha assunto, e va a cercare le colpe di questa situazione, non perché le debba trovare stasera stessa, però insieme a queste persone, coadiuvate da queste persone, va a individuare quali possono essere le debolezze in questo momento. Con le debite proporzioni è una situazione simile, per certi versi, a quella di tanti anni fa, no? Quando c'era il commendatore Scipiglia. No, ti devo interrompere, Paolo, perché abbiamo in diretta telefonica uno che ha vissuto momenti anche più caldi nella tempesta, e ci riferiamo all'ex direttore generale Andrea Iaconi, che attualmente è in forza al Brescia, che sarà il prossimo avversario dei biancazzurri. Buonasera Iaconi. Ciao, buonasera a tutti. Ben risentito da parte dello studio. Allora, a distanza di anni, Iaconi è sempre informato sulle vicende della squadra biancoazzurra. Pescara sta avendo un momento di grossa difficoltà in classifica, e nella bufera il presidente Sebastiani, è giusto che il presidente poi sia il primo a essere indicato a livello di critica, però fino a quando, ribadiamo, siamo sulla correttezza della critica, ci sta tutto. Iaconi, la sorprende questo clima che si è creato nuovamente a Pescara? No, non mi sorprende, perché abbiamo vissuto anche noi, ci sono degli anni dove pensi di aver fatto tutto e ti ritrovi un po' così nei bassi fondi della classifica, e c'era che il Pescara, che è una piazza importante, ne risenta, per cui le critiche ci stanno. Io mi ricordo l'unica volta che ho potuto spendere qualcosina l'anno di Delio Rossi, a novembre pensavamo di aver fatto una squadra per vincere il campionato, e a novembre eravamo già retrocessi. Per cui capitano anni così. Io ritengo che il Pescara attuale sia tra le squadre migliori. Allora, a livello di uomini, sei un ottimo parlatore diplomatico, difficilmente tu ti lasci andare. Io aspettavo che dicesse questa frase, perché lo dicono tutti in Italia: è un'ottima squadra fatta di buoni giocatori. Ribadisco, comincio ad avere forti dubbi. E allora perché c'ha solo 10 punti? È l'imponderabile del calcio? Ma no, è chiaro che noi dall'esterno non viviamo le situazioni interne, probabilmente qualcosa non andrà, ma a livello di qualità e di uomini questa è una buona squadra, tra le migliori della Serie B, secondo me. Poi cosa c'è che non va? Lo saprà l'allenatore, la società, i giocatori stessi. Questo come facciamo a dirlo al di fuori? Iaconi, c'è Paolo De Carolis. Andrea, ciao. Oggi ho sentito Ivo per il mio programma Cozze e Vongole su Radio California, forzapescara.com, al quale ho chiesto quello che sapevano tutti, cioè dopo l'esonero di Marino il contatto tra il Pescara e Ivo, poi alla fine questo matrimonio non si è fatto, ma questa è una cosa che non ti riguarda. Invece a te voglio chiedere, siccome si parlava di qualche errore che la società secondo noi aveva commesso in questi anni, c'è stato un abboccamento anche con te proprio all'inizio, sembrava lì lì Andrea Iaconi per tornare a Pescara, si è incontrato con Sebastiani, poi la cosa è fallita. Come mai? No, ma questo qualche anno fa, non ultimamente. C'era Lucchesi. Sì. L'anno che poi il Pescara vinse il campionato di Serie C. Poi come mai, dico, la cosa non si è concretizzata? Ma penso che sia stata un po' colpa mia, perché io non avevo... non volevo andare via da Grosseto. Loro erano convinti di cambiare, poi ci siamo visti due o tre volte, e poi la cosa è scivolata così. Niente. Grazie Andrea. C'è Silvio Salone. Andrea, buonasera. Ciao. Senti una cosa, parliamo della partita prossima del Pescara, sabato prossimo, ecco. Il Brescia comunque non è che stia facendo molto molto bene,
un pochettino meglio. Com'è? Ha detto il Brescia non sta facendo molto bene. Rispetto no, alle aspettative almeno, penso, no? No, noi... No, però volevo chiederti questo, ecco, se sabato in questa partita, in qualche modo, tu che sei d'altra parte di qua, insomma, hai vissuto tanti anni anche nel Pescara, come dire, ti dispiacerebbe battere il Pescara sabato? O no? Allora, noi non, i nostri programmi sono un po' ridimensionati rispetto agli altri anni. Noi abbiamo delle difficoltà di società, per cui ci stiamo un po' autogestendo, aspettando una società nuova che dovrebbe venire a breve. E se non succede questo è chiaro che dobbiamo continuare ad autogestirci, per cui i programmi non sono quelli di vincere, sono quelli di valorizzare i 3, 4, 5 ragazzi che facciamo giocare puntualmente e sopravvivere in attesa che succeda qualcosa di buono. Per quanto riguarda il fatto di battere il Pescara, no, non mi dispiace, cioè, io purtroppo sto a Brescia, è chiaro che faremo di tutto per vincere, anche se mi rendo conto che sarà difficilissimo, non, sia per la forza che ancora non dimostra il Pescara, ma sia perché noi siamo fortemente rimaneggiati. Grazie. Bene, ringraziamo Andrea Anconi, ci vedremo sabato a Brescia, grazie, grazie. Ciao, ciao. Allora, pubblicità, poi torneremo in studio perché avremo spazio anche per le telefonate, ci sarà un'altra parte del presidente Sebastiano e poi l'ultima fase con voi per capire Baroni cosa rischia, la partita di Brescia sarà l'ultima chiamata per l'allenatore biancoazzurro. Dopo il vertice che c'è stato oggi al Poggio, dove erano presenti Sebastiani, Iannascoli, Repetto, Pavone e lo stesso allenatore. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone.
esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore, con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare, a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Vicino alle ore 22, quindi primo spazio per le telefonate, poi leggeremo anche gli sms che sono arrivati, e sentiremo dalla redazione di forzapescara.com cosa hanno scritto i lettori, però primo spazio per le telefonate, sentiamo subito chi c'è in linea. Pronto TV6? Pronto, buonasera Enrico, sono Maurizio. Buonasera Maurizio, prego. Sto seguendo con attenzione ciò che viene detto in trasmissione. E prendere le distanze dal tuo ospite alla tua sinistra, di cui non ricordo il nome, ma se la memoria non mi inganna, da ragazzi non giocava neanche se portava il pallone. Chi ti riferisci? Detto, ci sono tre ospiti qui, il ragazzo non credo nome, sia Silvio. Il nome, o il Fausto nome, Perletta no. O Alessio Consorte? Se mi inquadri no, escluso questo, quello vabbè, al centro. Qual è al centro? Fausto Perletta, sì. C'è sì, una domanda? Posto per Letta, no, ma io voglio intervenire per dire che questa, la famiglia Sebastiani ha subito un atto vile e schifoso che nulla ha a che fare con il Pescara o con Sebastiani presidente. Mi sento anche di dire che il tifo organizzato nulla ha a che fare con questo gesto vigliacco, perché la Curva Nord può anche aver sbagliato in alcune scelte, ma rimane pulita nei principi. La famiglia non si tocca. Grazie. Infatti è stato ribadito questo concetto in apertura di trasmissione un po' da tutti. Grazie. Vediamo se c'è un'altra telefonata, se no passiamo agli sms. Andrea, ci guidi tu? Pronto TV6? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Rocco. Buonasera Rocco. Prego. Pronto? Siamo in diretta, prego Rocco. Buonasera, senta, io volevo fare due domande. La prima è quella, diciamo così, tecnica. Secondo me l'errore grosso che sta facendo la società è non mandare via subito Baroni. Perché non si può dire che dopo 12 partite aspettiamo, che facciamo come Marino? 6 partite... per poi fare che cosa? Sì, è vero, cambiare non sempre porta dei risultati, però a questo punto che cambi 30 giocatori, io penso che
il colpevole maggiore nel lato tecnico sia proprio Baroni in questo momento. Può darsi che se prendiamo un altro allenatore sbaglierà anche lui, però intanto proviamo. Credo. Sì, la seconda valutazione? La seconda valutazione, su io agli ospiti che dicono sì, la società ci ha salvato, benissimo, però dobbiamo dire anche grazie a quei tifosi che senza soldi, che non hanno lavoro, seguono la squadra fuori casa, fanno mille sacrifici. E non ci dimentichiamo la nostra Serie A, che abbiamo pagato 700 euro per stare in curva a vedere la partita. Questo non lo dimentichiamo. Questi sono gli errori gravi che sta facendo la società. Non rispettare i tifosi, perché anche io ero al tribunale, anche io ero abbatto. Tutti quei ragazzi che hanno fatto mille sacrifici per questa squadra la seguono da sempre. Rocco, da sempre. Lo abbiamo detto, ecco. Abbiamo ribadito che questo è uno dei grandi limiti di questa società, cioè non aver in qualche modo sentito e seguito, io ho detto che è stato un bagno di sangue per tanti tifosi la Serie A, un bagno di sangue, che poi effettivamente lì forse il presidente avrebbe dovuto dire scusate, è quello che io cercavo di mettere in evidenza prima, che c'è un errore soprattutto sotto l'aspetto della comunicazione, perché ai tifosi andava chiesto scusa, per quanto si era verificato in Serie A, ma anche dopo, perché anche l'anno successivo con Marino non è stato un anno particolarmente brillante. Vuole aggiungere altro, Rocco? No, d'accordo. Niente, grazie. D'accordo. Grazie, grazie Rocco, non so se c'è un'altra telefonata e poi torniamo in studio. Pronto? Ma fino a quando, ecco, le considerazioni vengono fatte in questo modo, tutto è lecito e tutto va rispettato, tutti i pensieri vanno rispettati. Pronto TV6? Pronto, buonasera Enrico. Buonasera, con chi parliamo? Sono Mario, ciao. Buonasera Mario, prego. Niente, io mi allineo ai commenti del non rispetto nei confronti dei tifosi, ma per un semplice fatto, cioè intanto penso che ci diamo del tu perché ci conosciamo, no? Certo, certo. Tu con grande rispetto ovviamente come sempre, e il discorso è semplice, tu penso che abbia notato come me che lo stadio ogni giornata si svuota sempre di più, siamo rimasti proprio in quattro, eravamo di più quando andavamo a passo, e questo è un segno che dovrebbe far riflettere chi è al vertice di questa società. Ma poi parlando ancora, secondo me, dal mio punto di vista, di non rispetto nei confronti di noi tifosi, è che dopo 9 partite giocate così e così, arriva la 10ª partita, perdiamo 5-0 in casa, andiamo a Bari con un super catenaccio, strappiamo l'1-1 con identiche. Benissimo come risultato, ma pietoso come prestazione. Ritorniamo a Pescara per non giocare una partita, diciamo tra virgolette, Harry, perché tanto mi conosci, della vita, e comunque perdendo. Quando si dovrebbe esonerare un allenatore? Questa è la mia domanda. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Di nuovo. Su questo argomento credo che però ci troviamo un po' tutti d'accordo sul fatto che l'allenatore probabilmente doveva essere esonerato prima. Fausto, tu ti trovi d'accordo con questa analisi, è sotto gli occhi di tutti. È vero che nel panorama calcistico italiano molti presidenti vengono criticati perché sono mangia allenatori, altri invece vengono rispettati perché tengono l'allenatore forse per più tempo, quindi trovare l'equilibrio in questa fase decisionale è sempre più raro. Poi io poc'anzi veramente ho detto che stimo questa persona anche come imprenditore, perché ho diversi amici in comune. Esatto. Per quanto riguarda l'allenatore, io credo che fino a oggi non ha dato nessun valore aggiunto alla squadra, e i giocatori in mezzo al campo, che non sono esenti da colpe, anzi, perché ragazzi, io posso giustificare qualsiasi tipo di comportamento da parte della società, della parte dell'allenatore, ma i giocatori che non mettono la grinta, non la qualità del gioco, la grinta,
Non esiste. Non esiste, non è possibile, tranne alcuni elementi come Melchiorre. Le cose vanno male, tutti hanno la responsabilità su quanto sta accadendo. La ricetta. Allora, questo non tranne 3-4 giocatori, tutti gli altri si impegnano obiettivamente in queste situazioni. Non si stanno impegnando. Dove si vorrebbe un maggiore impegno. Quello che dispiace in questa vicenda è vedere gli errori ripetitivi. Cioè giocatori che sembra che la prendi tu, no la prendo io, cioè là dietro. E tanto è vero che prendono gol sulle calci piazzati. Hanno preso il gol su calcio piazzato a Bari, hanno preso due gol su calcio piazzato su piazzi piazzati. Gaetano, quindi tarda ad arrivare secondo te questa decisione della società nel modificare? Guarda, qua è passato il concetto, è passato, ormai è diventato un fatto acclarato. Che non si possono cambiare, e mi leggo a quel che ha detto lui, cambiare 30 giocatori per cui bisogna cambiare l'allenatore. No, 30 giocatori, se vedo che uno fa flanella, io gli dico vai a zappare da qualche altra parte, perché non è vero che i giocatori non siano responsabili di questa vicenda. Poi il presidente dice, io ho dei meccanismi di equipe, vedo che c'è ancora qualcosa da salvare, come gli alberi, certo è un filo. Quello che invece dispiace è vedere gli errori ripetitivi nel corso degli anni, certo. Cioè le squadre non si fanno cambiando 20 veloce, giocatori, specialmente molto... le difese, okay. 20 giocatori, ogni anno la difesa ex Francesco e poi Silvio. Sì, adesso proprio questa non è una provocazione, peggio la bomba atomica, adesso ho capito perché Baroni... fa gli allenamenti a porte chiuse, perché se facesse gli allenamenti a porte aperte tutti avrebbero già toccato con mano che evidentemente questo non sa lavorare. A Pescara Baroni arriverà ad allenare il Real Madrid, ma a Pescara quest'anno sta dimostrando che questa è una provocazione, ovviamente, però è la conferma che, ripeto, io vorrei avere un istante Sebastiani e chiedere, tu la domanda gliel'hai posta in maniera perfetta e lui altrettanto perfettamente, da persona intelligente, ha saputo rispondere. Ma dov'è la logica nell'aver tenuto adesso ancora una settimana Baroni? Dov'è la logica di non averlo cacciato dopo il 5-0 col Carpi? Questo si è capito, però ce lo stiamo dicendo fra di noi. Ho capito, vabbè, noi siamo noi qua, non ce lo diciamo. E Baroni resta lì, no? Sì, comunque, ed è un errore, ed è un errore. Sì, però resta lì. Io pensavo di aver sentito tutta, ma che non è bravo a pescare, non è no, nel senso, nel senso che in futuro magari okay, Baroni Francesco, farà il fenomeno. Qui non Francesco, perdona. Sì. La logica sta nel fatto che ci sono dei precedenti, quando presidenti hanno cambiato 2-3 allenatori per poi arrivare allo stesso risultato e loro adesso hanno un po' paura. Ma di ma che paura, te l'ha detto pure lui, errori che si ripetono 7-8 volte nell'arco della partita. Qua abbiamo una difesa che non sa come deve stare in campo. Io lo vorrei proprio vedere lavorare. È chiaro che è colpa dell'allenatore e parliamo. Ma sto dicendo del presidente prima di arrivare a questa decisione. Non è facile cambiare un allenatore, non è facile, perché se no ti farei una domanda: chi prendereste al posto di Baroni? Dai, non mi sapresti rispondere, anche perché è un incognito, non si sa come va a finire. Non ti rispondo perché non è un mio compito. Ti potrei fare però, due o tre nomi. Ma vuoi che lui non si mette in questi piani? Ma secondo te Sebastiani non sta pensando la notte a che cosa potrebbe fare per migliorare? Io non sto dicendo che Sebastiani, uno sprovveduto, chiaro, è il primo che ci soffre. Io non sto mettendo in discussione. Scusa Paolo, per favore, fai parlare anche lui. Sì, però non Paolo. Deve scegliere Sebastiani perché sennò facciamo un casino pazzesco, la confusione di ruoli, diventa un macello. Allora, per quando riguarda Sebastiani fa il presidente. Facciamo completare Silvio, scusa. Per quando riguarda l'allenatore non ci sono dubbi che è lui il primo responsabile di questa situazione di classifica. Su questo non ci... Scusate, ma perché dovete interrompere sempre quando non parlo? Io sto parlando poco, io rispondo solo alle domande. Vai, è un fatto di educazione. Allora, sto dicendo che per quanto riguarda l'allenatore, io andrei a vedere gli errori di questo allenatore, che meriterebbe l'esonero, meriterebbe sulla carta, però in pratica poi non è così facile. Gli errori, prima di tutto, quando lui diceva che sta squadra non ha grinta, la grinta, la determinazione, l'agonismo glielo deve dare l'allenatore. Questo è uno di quegli allenatori tipo Marino, molto flemmatico, che non dà un giusto approccio alla gara, partono in campo sempre
a 2-3 all'ora. Che tragedia! Però poi tragedia. Nel momento in cui i giocatori cominciano ad esprimersi così come pensano loro di potersi esprimere, vedi sabato scorso, gli ultimi 20 minuti Pescara ha messo sotto l'avversario, e ti dico di più, per me non doveva perdere sabato, non lo meritava. Allora. Non lo meritava proprio. Poi ci sono anche problemi in mezzo al campo. Io sono del parere che... Non parliamo della squadra che altrimenti... Allora, la cosa negativa di questa squadra, secondo me, sai qual è? Il centrocampo. Allora, noi non abbiamo, lo accennava anche lui un po', un incontrista. Non abbiamo uno che sa costruire un'azione alla Pirlo, per fare un esempio. Abbiamo soltanto dei giocatori mediocri a metà campo. E giocano in tre. Allora io dico, e qui farei intervenire Sebastiani, perché lo si può fare... Lo ha fatto Berlusconi, lo ha fatto Zamparini. Si interviene anche sull'allenatore e si dice come deve giocare. Il modulo, questo non è un modulo appropriato a questa squadra. Il 4-3-3, cioè giocare a 3 a centrocampo, è negativo. Perché l'avversario, l'avversario che si presenta con un 4-4-2, quindi 4 e tu 3, un 3-5-2, quindi 5 e tu 3, un 4-4-1-1, e sempre tu 4, loro 4 e tu 3, giochi sempre in inferiorità numerica. Per un centrocampo giocavi sempre al momento. Allora, se tu vuoi fare un gioco alla Zeman, certo che lo puoi fare. Zeman imponeva il proprio gioco, aveva le capacità per fare dai giocatori, però un momento era capace di aggredire l'avversario, di fare un gioco offensivo al massimo. Poi prendeva qualche gol, ma li faceva. Ma è diverso. Quindi non sto discolpando l'allenatore, sia chiaro. Questi sono i limiti della Fausto, allora, perché questo c'ha bisogno di due minuti. Non vorrei essere stato frainteso. Per me questa società, quest'anno specialmente, ha fatto il massimo. Noi abbiamo 30 giocatori. Forse la nostra rosa in Serie B, pochissime squadre può competere con noi. Il problema sta nella comunicazione, perché a volte i tifosi vorrebbero ascoltare, come posso dire... essere partecipi al dolore dei tifosi, no? Perché insomma è brutto, è umiliante per un tifoso ogni domenica beccare sti gol, no? Ed essere lì alla mercé dell'avversario, cioè, senza... Ma se uno ha sentito bene l'intervista di Sebastiani, lui ha chiesto scusa ai tifosi, non ha detto che va bene così, ce ne scusiamo, però lui si è difeso, non che ha attaccato. Lui, Sebastiani, sabato si è difeso. Ma è stata fatta un'ottima campagna acquisti. Ci sono 30 giocatori a disposizione. Quindi è entrato in sala stampa per difendersi dagli attacchi, non per attaccare i tifosi. Perché sui tifosi ha detto è legittimo quello che fa. Alessio, intanto qua tifosi siamo tutti, e il sabato la febbre a 38, certo. Pure ci sono andato pure io a casa. Però cioè, io penso che quando si prende un allenatore... lo si osserva, lo si studia la squadra che poi dovrà affrontare il campionato. Nessuno, ho capito, però è come quando uno prende la moglie, no? Dice, dopo 6 mesi inizi già a divorziarsi. Allora, dopo così come ci sono tanti esoni, ci sono anche tanti divorzi. Sì, no? sì, per carità, è giusto questo, però credo che bisogna ricostruire una storia, perché dopo Zeman qua... sembra che ci sia andata la maledizione. Allora, ricostruendo una sarà storia, facendo delle scelte giuste, la prossima mossa eventuale del nuovo allenatore per salvare questa stagione. Allora, secondo me Sergio Colmi è venuto un anno prima, sarebbe l'allenatore adatto in questo momento. Allora Andrea, leggiamo questi SMS, poi andiamo all'ultima parte dell'intervista di Sebastiani. Intanto vi dico che chiedo scusa. Cagliari, siamo sul 3-1, 3-1 per Lazio. Close, ora accorciato con un autogol di Brafai, del Cagliari che ha anche sferato il 3-2, insomma partita alla Zeman. Andiamo con i messaggi. Tra il girone di ritorno dell'anno scorso e questa stagione ci meritiamo solo la retrocessione. Avanti. Mi dispiace che ora tutti se la prendano con Sebastiani, ma se accentri troppo queste sono le conseguenze. Pavone e Repetto dove sono? Non si vedono. Ma sono loro i direttori del Pescara o no? Hanno fatto le scelte tecniche o no? Dateci le risposte. Ancora. Nel calcio paga l'allenatore, non sarà giusto, ma queste sono le regole. Allora perché c'è ancora Baroni sulla nostra panchina? Avanti. Va bene contestare, però mi sembra si sia esagerato. In fondo questi fanno calcio e non chiacchiere, cacciano i soldi soprattutto. Avanti. Ma perché non cambiamo modulo 4-4-2 con Maniera e Melchiori e Memusche e Salamon a centrocampo? Che ne pensate? Bjarnason sulla fascia, tanto corre soltanto. Avanti. Via Baroni i direttori, sono loro i colpevoli. Ancora.
Sebastiani probabilmente negli anni passati non viveva a Pescara, il pubblico negli ultimi 3 anni è stato sempre maturo e ha sempre applaudito anche dopo le sconfitte. Scibile e Galeone furono contestati ferocemente nel 90 da 40.000 persone in Serie A dopo un pareggio con la Fiorentina. Il Pescara era a metà classifica, Galeone uscì scortato dalla polizia, scrive Massimo Frittella. Ancora. Complimenti per la trasmissione, basta con questa storia del fallimento. Siccome ha prelevato il Pescara dal fallimento, non gli si può dire nulla. Ma stiamo a scherzare, sono cambiati sia allenatori, giocatori ogni anno diversi, direttori sportivi, quindi c'è qualcosa nella società. Inoltre, ora i giocatori, e purtroppo poi il messaggio non è completo. Il pubblico paga il biglietto e ha diritto di contestare anche durante la partita, se lo spettacolo è quello degli ultimi 3 anni, caro Presidente. E poi ancora... Personalmente non voglio né le scuse né le ammissioni di colpa, ma non deve nascondere che ci sono problemi da 3 anni. È lui che è il presidente, li deve risolvere. Marino ha dovuto perdere 6 partite per essere mandato via. Per Baroni, quanto dobbiamo aspettare? Il campionato non aspetta noi. E poi Enrico, abbiamo un ultimo messaggio, sì, che stiamo caricando, è arrivato proprio in questo momento, lo andiamo a vedere. Sebastiani è stato il presidente che nella storia della Pescara Calcio ha gestito il patrimonio più grande in assoluto tra diritti televisivi e vendita di giocatori. Dalla Serie A ad oggi in 3 anni sono stati cambiati oltre 50 giocatori senza un minimo di criterio tecnico e umano. Vedi cessioni di Sansovini, Gessa eccetera. Non parliamo poi del settore giovanile. Questi sono i risultati. A te Enrico. Allora, grazie Andrea. È stato detto un po' di tutto, no? Perché ognuno ha una critica da fare. D'altronde quando... Tutto ci sono state due o tre riflessioni giuste, c'è anche giustamente quella domanda che io faccio da 2 o 3 settimane, mi ero ripromesso di non farla. Quello quando, dico, sì. Sì, quando dicono sui direttori, Pavone e Repetto non si sentono più, non si vedono più, sono il direttore sportivo, il direttore generale di una società, è la parte tecnica, la società è la parte dirigenziale, la parte economica, i direttori fanno da tramite tra la società e l'allenatore e la squadra. Paolo, 2 minuti sono troppi, cerchiamo di sintetizzare. Io non devo parlare. 10 secondi ho parlato. Voglio solamente dire che, fermo restando che condanniamo quanto è accaduto al Presidente, ringraziamo questa società, però è arrivato il momento di fare delle critiche che giornalisticamente sono inevitabili. Io credo che il Presidente debba curare un po' la comunicazione. Questo è il suo grande difetto, curare la comunicazione. L'unica cosa che può fare è tacere per 5-6 mesi, così no, ma sembra una provocazione, ma non è, perché in questo modo non vengono fatte interpretazioni gratuite, non vengono, cioè, perché io mi rendo conto che lui tutte le volte che subisce una critica risponde, così non funziona. Così non funziona, perché poi chiaramente si crea una ridda di interpretazioni che sfuggono a qualsiasi tipo di controllo. È chiaro che poi uno lì dentro, soprattutto se non è ben intenzionato, ci mette dentro di tutto. Quindi, ma a prescindere da questo, Paolo, l'errore sì, più grande, scusa, è importante, però forse non è la priorità, cioè non è che con la comunicazione oggi ti salvi. Però, no, allora, sono due, io sto parlando, tu stai parlando allora, di siamo clima, partiti, eventualmente, di clima. Siamo partiti dal clima, okay, e questo okay. Clima si genera, no, se sembrare, perché io ho una buona comunicazione e porto io penso di essere stato chiaro, scusate la presunzione. Io dico che questo tipo di clima si genera quando tu dai più messaggi e spesso anche in contraddizione. E quindi se tu dici non voglio più vedere il Pescara Catenacciaro, non voglio, cioè non è una competenza. Poi c'è, c'è l'aspetto legato ai due direttori che non vivono sicuramente. Questo è un altro motivo. Ho capito il senso, hai pienamente ragione, poi ti faccio proseguire. Però se fai risultati, sì, tutto passa in secondo piano. Però Enrico, i risultati non li stai facendo da 3 anni. Quindi sì, questo è un problema rilevante. Passa poi perché non riesce a fare risultati. E non fai risultati perché probabilmente le scelte tecniche non sono in linea con quelle che sono le tue dichiarazioni. Okay. Ecco la comunicazione. Poi c'è un altro aspetto. Tu quest'anno avevi un direttore che ti eri trascinato dall'anno scorso, a cui avevi dato fiducia, e poi all'inizio dell'anno, quando è nata, perché ricordiamole le cose, quando è nata la possibilità di riportare Zeman, che sembra questo grande messia, Pescara vive queste grandi passioni, questi grandi amori, hai preso il direttore sportivo più vicino. Quando Zeman poi, nonostante la proposta di Pavone, Zeman si è accasato a Cagliari, anche il ruolo magicamente di Pavone, che io considero il più bravo direttore sportivo italiano,
per quello che ha scritto nella sua storia. I giovani migliori del calcio italiano sono stati visti e valorizzati da lui, poi chiaramente in campo da Zeman. Quindi abbiamo un autentico fuoriclasse. Mi sembra strano che io debba sentire il presidente, l'allenatore, non l'allenatore lo deve scegliere Peppino Pavone. Ma Peppino Pavone ha dato il suo assenso all'allenatore dopo che c'era stato l'incontro con Giampaolo. Enrico, sto rispondendo alle illazioni. Cioè qui ci sono delle figure tecniche preposte a fare delle scelte. Certo. Quindi questo. E poi l'altra cosa, su Baroni, e chiudo, purtroppo devo, sai che devo dare ragione a Francesco Di Francesco, ma sai perché? Perché lui ha fatto saltare tutte le gerarchie possibili in una squadra. Ha fatto conoscere l'onta dell'esclusione a tutti. Va bene, allora, ultime due telefonate. Quindi non ha creato quella giusta gerarchia che dentro, cioè non ci sono 4-5 elementi stabili in una squadra che in genere si muove dentro questa statura. Mi sembra di capire rispetto dei ruoli, quindi. Mancano i ruoli, è la chiarezza dei ruoli. Allora, non so se andiamo all'ultima parte dell'intervista di Sebastiani, avviso subito la regia che forse questa sera la sforiamo un po' per il minutaggio. Abbiamo in diretta chi? Abbiamo in diretta il presidente del Pescara? No. Ah, mandiamo l'intervista di Sebastiani. Allora, mandiamo l'ultima parte dell'intervista di Sebastiani e poi due telefonate di tifosi. Lei vuole salvare il Pescara, dare continuità ovviamente fino a giugno perché ha preso questi impegni. Se le cose dovessero peggiorare... Ma vedi Enrico, io a differenza di quelli che parlano solamente, sabato mattina alle 10:30 invece di starmene a casa con la mia famiglia ero in comune con il sindaco, con l'assessore, con il vice sindaco, con il nostro presidente di Lega, con Danilo, con l'avvocato Lotti, perché stiamo portando avanti il progetto dello stadio. Due settimane fa, sabato mattina, ero in comune a Silvi per portare avanti il progetto del centro sportivo. Io penso che i tifosi, quelli veri che hanno a cuore il Pescara, dovrebbero guardare queste cose, non se una partita va bene o meno bene, perché purtroppo ci sono situazioni in realtà in Italia ben più importanti del Pescara che hanno le problematiche ancora più grosse del Pescara, calcando campi sicuramente più importanti. Eppure in quei casi là l'unità di intenti forse ti porta fuori dalla strada dei problemi. Questo è il momento più difficile dal post fallimento, si può superare come? Ma per me io non ritengo sia il momento più difficile, dal punto di vista dei risultati sicuramente sì. Si può superare, come ti dicevo prima, si può superare cercando di lavorare tutti quanti insieme per lo stesso obiettivo. È chiaro che se in un momento come questo ognuno va dalla parte sua o si vedono ombre dappertutto, è chiaro che magari diventa più difficile. Ma siccome io ho la testa dura, sono convinto che usciamo fuori bene anche da questa situazione. Per concludere, qualcuno sta soffiando sul fuoco delle polemiche, parlo di mass media, di operatori del settore, di tifosi. Ma vedi, io parto da un presupposto, ognuno fa il mestiere proprio, i mass media devono fare il loro mestiere e sicuramente tutti vogliono un allenatore diverso. Se si alimentano polemiche sicuramente è anche più semplice vendere i giornali o attirare audience. È certo che se dovessimo dare ascolto noi della società a tutti voi della stampa, ognuno vorrebbe il suo allenatore preferito, ma non è una cosa evidente, non è che me la invento io, ognuno ha il suo allenatore di fiducia, ognuno ha il suo direttore di fiducia, ognuno ha i suoi giocatori di fiducia e quindi diventa difficile, dovremmo avere veramente non una squadra, dovremmo avere a Pescara dovremmo avere almeno una decina di squadre con 10 allenatori, 30 giocatori per ogni squadra e un direttore per ogni squadra. Questo non è possibile, quindi la società si prende gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di queste situazioni. Un'ultima cosa, pensa di essere stato un presidente troppo morbido, qualche provvedimento più duro nei confronti di qualcuno? Ma io sono così Enrico, io non posso cambiare il mio modo di essere per far piacere a qualcuno o per dimostrare di essere un pazzo scatenato o piuttosto uno che deve fare le cose per far compiacere qualcuno. Io sono così, sì. Chi mi vuole bene lo sa, chi mi conosce lo sa e chi no se ne faccia una ragione perché non è che mi interessa più di tanto. Per concludere, le cose belle e mi piace anche dare il nome perché poi di fatto è una cosa bella che ieri sera mi ha emozionato,
ero a vedere la partita del Milan e mi è arrivato un messaggio via mail di un ragazzo che ho conosciuto qualche giorno fa al bar dello stadio, che si è presentato lui, che mi incitava a rimanere perché mi ha scritto una frase bellissima, ha detto: i giocatori che abbiamo visto durante la vostra gestione, perché non è solo la mia di gestione, a Pescara probabilmente negli ultimi 15 anni non se ne vedevano. Sono quei segnali, ecco perché io dico ai tifosi, a quelli veri, quello che si fa per Pescara si fa per loro, non si fa per quelli che vengono quando si deve vincere il campionato. E dire, per gli occasionali. Ma non dico gli occasionali, quelli che, come tutte le cose, perché se tu fai uno spettacolo bello, ti esce fuori un film bello, ci andranno in 2 milioni, se esce un film meno bello ci andranno solo quelli che vogliono. Pescara è un film che noi dobbiamo cercare di fare essere sempre bello, e quindi questo è il nostro lavoro, ma quelli che amano il Pescara devono essere insieme a noi quelli che ci danno una mano. Questi atti di teppismo le hanno dato fastidio? No, perché ci possono stare. Io quando sono entrato in questa, mi dispiace perché penso di non meritarli, ecco perché io sono arrabbiato, perché a questa gente che si diverte a sparare i petardi, piccoli petardi, sì. Io sono sempre stato qui, sempre disponibile con tutto, giro la città, io non ho mai avuto un problema con nessuno e sarei veramente molto ma molto disponibile a fare un bel discorsetto per spiegare tutto quello che abbiamo fatto per il Pescara, perché io qui continuo a sentire delle menzogne dalla mattina alla sera su noi, sul Pescara, su quello che abbiamo fatto al Pescara. E in questa società non c'è una sola persona, di quelli che sono andati via a quelli che ci sono adesso, che ha mai approfittato di un centesimo del Pescara. Io non ho nulla da dare al Pescara di personale per avere un vantaggio. In questo momento noi abbiamo solo dato al Pescara e non abbiamo bisogno di fare operazioni di nessun tipo, perché, ripeto, io se devo fare un'analisi o un bilancio di questi 5 anni, stavo molto meglio prima. Quindi le porte sono aperte per tutti, per chi vuole controllare, per chi vuole acquistare. Le porte sono sempre state aperte per tutti, perché purtroppo la verità è che nessuno vuole venire dentro queste porte. Tutti quanti fanno prima a sparlare, ma poi quando è il momento di dire vieni a controllare, nessuno viene, perché poi di fatto sarebbe un'attestazione di quello che stiamo dicendo e quello farebbe male a tanta gente. Grazie Presidente Sebastiani. Grazie a voi. Allora, questa era l'ultima parte della trasmissione, andiamo di fretta perché ci sono le ultime due telefonate. Pronto TV6? Pronto? Dalla regia mi hanno avvisato che c'erano le telefonate. Pronto? Pronto, sono sì, buonasera, Grossi. Con chi parliamo? Pronto? Nella Grossi. Buonasera Nella, salve. Qui, mi senti? Ti ascoltiamo, sì, ciao Nella. Ciao, senti, io volevo dire qualcosa così perché ne sento di tante, sento tante cose qui, praticamente a fare gli opinionisti, insomma, ormai è un'attività qui a Pescara, sono tutti, va bene, allenatore, non voglio parlare, voglio solo dire che la tifoseria organizzata ha dimostrato una serietà e una maturità incredibile, perché la curva, anche se ha contestato in un modo civile, è perfetto. Quando alla fine non piaceva più lo spettacolo sono andati via, ma non hanno fatto nessun tipo di cose di vandalismo e di altro. Qui dove sta il marcio è proprio quelle persone che lo stadio forse non ci vanno nemmeno, sentono solo le cose che devono dire, e ve lo possiamo dire noi che in tribuna quello che sentiamo noi, le parolacce che sentiamo dire noi al presidente soprattutto è una cosa incredibile, ma proprio da roba da querela. Ma insomma, noi non vogliamo rispettare la cosa di tutti, ma diciamo un po' che comunicazione deve fare la società. Ce l'ha già detto, il presidente ha detto che non è un intenditore di calcio, si è affidata a delle persone che pensava
che potevano essere in grado di farle. Purtroppo sono 2 anni che ci vanno storti, cerchiamo di stare vicino alla squadra, noi tifosi, io faccio un appello ai tifosi, gli altri lasciamoli parlare, perché proprio non hanno solo quello, si divertono a fare quello e basta. D'accordo. Noi siamo sempre noi, la curva è un po' di quelle persone, tanto 5-6 mila siamo i tifosi di Pescara, non mettiamo i 20 mila, i 30 mila, sono solo quando vengono così, e cerchiamo di stare vicino alla squadra, di collaborare un po' tutti quanti e vedere un po'. Io ecco, l'unica cosa che chiedo al presidente, magari ecco, di fare un faccia a faccia con la squadra e con l'allenatore e cercare veramente, non brutto muso, ma comunque farsi sentire abbastanza pesante. Grazie al presidente del club Donne Biancoazzurre. Andiamo dalla redazione di ForzaPescara.com con Valerio De Carolis, che questa sera abbiamo tenuto un po' in disparte. Chiedo scusa Valerio, chiedo scusa soprattutto agli amici di ForzaPescara.com, perché avevamo diversi contributi e diversi ospiti. Se puoi sintetizzare, Valerio. Sì Enrico, solo una cosa ci tengo a dirti, che praticamente noi della redazione di ForzaPescara.com ci stringiamo al dolore di un nostro storico utente, che è Germano da Cuneo, che questa mattina ha perso la cara moglie Franca, quindi ci teniamo a fare le condoglianze a Germano da Cuneo, che è un assiduo frequentatore del nostro portale. Per quanto riguarda invece i commenti, ovviamente il tema ricorrente riguarda proprio la società, nella figura di Daniele Sebastiani, dove ovviamente c'è un'ampia critica, dove viene messo anche in discussione l'allenatore, si parla anche di Pillon, perché viene detto, c'è oppure Massimo Oddo, quindi diciamo una sorta ecco, di... Ecco, c'è qualche messaggio particolare che ti ha colpito? C'è una bellissima disamina di Hurricane, se non sbaglio, che parla di, soprattutto delle statistiche, perché dice, ed eccola qui se la regia, eccoci, dice per esempio che il Frosinone ha 18 gol come noi, però ne ha subiti anche di meno. Poi ci sono per esempio il Trapani ed il Varese che hanno subito più gol di noi, e siamo la terza peggior difesa dopo Varese e Trapani, siamo ultimi in classifica, quindi si parla anche un po' di sfortuna per il Pescara di Marco Baroni. Va bene, allora direi di concludere con l'ultimo giro dei nostri ospiti. Vorrei partire da Alessio Consorte, che abbiamo presentato come editore, ma in questi giorni si sta occupando di tutt'altro, perché stai girando un documentario, un film su Pescara. A proposito di film, questa città che lascia spazio, il traghettatore. Ci vuoi dire di cosa si tratta e quando lo vedremo intanto? No, allora, questo è un gallerista di Roma, mi ha fatto la battuta, dice te stai a fare il film su Pescara, vedrai che te c'è pure un film di fantascienza, effettivamente. E sto cercando di raccontare, fare un po' il quadro a quella che è la storia di Pescara, forse una storia anche abbastanza mancata per via del suo sviluppo veloce. Poi, essendo un porto di mare, praticamente si è trasformata e si è reinventata a seconda di chi erano i dominatori. Insomma, però credo che sapere i punti che sono stati coperti dal cemento, dove invece c'è una storia profonda di 400, 500, 1000 anni, 2000 anni anche, io credo che possa dare valore sia a noi giovani che anche a quelli un po' più datati, che quindi persone comuni, persone storici, sì, anche non solo contemporanee. Sì, no? Contemporanei, perché sennò, a parte che bisogna dare spazio a quelli che sono, tra virgolette, i miti della Pescara, cito Eriberto, per dire Enzela Vivera, insomma, che è un grande personaggio. E nel mentre Nacucchi, forse tu sei troppo giovane quindi non lo ricordi, ma anche dei luoghi particolari, sì, luoghi storici, sì. E anche abbiamo fatto Pescara Vecchia, che poi c'è questa differenza tra Porta Nova e Porta Nuova, e poi c'è questo campanilismo, ancora non l'avrei mai detto, tra pescaresi e castellammaresi. Ci mancherebbe. È la storia questa. È la storia, ma io non l'avrei mai detto. D'Annunzio, la guerra del ponte. La guerra del ponte. Pescara, tu sei il fondatore della D'Annunzio in Friends. Chi meglio di te? Insomma, eppure non l'avrei mai detto. Quindi anche un aspetto goliardico, no, di questa città. Soprattutto, sì. Soprattutto. Quando sarà pronto? Spero per Natale, ma non è tosto.
Un film panettone? No, qua è vero il film panettone, ma su questo c'è Gianfranco Di Donato che scherzando tutte le mattine che ogni tanto ci vediamo insieme a Raul e altri personaggi che frequentano il mondo delle filmmaker, insomma, di sì, fotografia, eccetera, eccetera. Dice, qua abbiamo inventato, oppure ha inventato, si è inventato il cineparrozzo. Il cineparrozzo, bello, bello. Il traghettatore. Il quindi. Traghettatore. In bocca al lupo. Abbiamo portato pure i peperoncini allo stadio, abbiamo vinto 4-0. Ora hanno chiamato, dice, devi riportare, speriamo. Magari con. Allora, ultimo giro, Fausto. Sabato è l'ultima chiamata per Baroni, inutile nasconderlo, quindi. Ma Enrico, io non lo so se è l'ultima chiamata per Baroni. Ma in io caso di risultato negativo, ovviamente. Mi auguro che il Pescara faccia risultato e che rifaccia tutti i Baroni fino alla fine, anzi che magari vinciamo il campionato. Tutto può Sei succedere. Preoccupato? Ma preoccupato? Non vedo prospettive, però mi auguro che poi la realtà mi possa smentire e magari cominciamo a vedere qualche trama di gioco, qualche passione in più da parte dei calciatori. Il pubblico che magari poi sai si accoda subito e facilmente quello di Pescara, magari pensiamo che tutto possa andare verso il meglio, no? Silvia, Silvio, oltre a essere ottimisti bisogna essere un po' più realisti in questo momento e non bisogna scherzare col fuoco. Beh, no, io penso che il Pescara cerchi di non scherzare col fuoco, a volte non ci riesce per tanti motivi. Chiaramente noi dobbiamo curarci che a Brescia si faccia il risultato per poi magari battere in casa il Frosinone e si volta pagina e cambia tutto il discorso. Solo una cosa voglio dire, attenzione a non spingere più di tanto su Sebastiani perché potrebbe anche essere lui a lasciare Pescara e poi sarebbe un guaio perché a Pescara non c'è nessuno oggi in grado di rilevare questa società. Gaetano. Da quello che ho sentito stasera, il risultato positivo potrebbe non avere il segno della positività, perché potrebbe prolungare un'agonia, cioè il nodo gordiano secondo me va risolto in maniera decisiva, però da chi conosce quello che sta avvenendo nello spogliatoio, quello che sta avvenendo nella società e quello che sta avvenendo, rifacendo un po' a quello che ha detto lui. La situazione non è semplice. Certo, perdere ancora con errori ripetitivi sarebbe veramente la prova che c'è qualcosa da fare, ma lo ripeto, gli allenatori li scelgono i presidenti, gli allenatori li mandano via i presidenti, perché sono loro che si espongono in prima persona. I direttori sportivi possono avallare, possono aiutare, possono così consigliare. Ma i presidenti, se no che fai? L'allenatore prende i soldi, i giocatori prendono i soldi, il direttore sportivo prende i soldi, tutti prendono i soldi, i presidenti che fa? Mettono solo i soldi, oppure fanno bello l'ambiente dove girano attorno personaggi che montano le situazioni. I presidenti prendono le decisioni decisive, come quelle di scegliere un allenatore e di mandar via un allenatore. Quindi, se questo non mi sta bene, cambiate in un altro modo. Cosa ha battuto sul secondo dorso? Zeman lo ha preso Sebastiani allora. Zeman non lo so chi ha preso, è venuto fuori da un lavoro di equipe, da un lavoro di cioè assolutamente quella che era buono richiede un'altra trasmissione, scusami Gaetano, Paolo e Francesco su cosa può succedere da qui a 7 giorni. Se io spingo in un certo modo leggo sempre da qui a 7 giorni cosa può succedere, l'opinione pubblica che è facilmente influenzabile a un certo punto. Siamo in chiusura, cosa può succedere dunque in questi giorni, Paolo? Ma io credo che questi siano i sette giorni di passione per Baroni e dovrà convincere veramente con una prestazione importante a Brescia. Non è facile, adesso hai Brandelli. L'importante è salvare il Pescara. Salvare il Pescara, hai Brandelli. Ma infatti è questo il discorso, come non c'è alternativa a Sebastiani e quindi è giusto che allo stesso modo credo che finora Baroni, devo convenire con quanto dice Francesco, però finora non ha dato segni di grande solidità e penso e spero che trovi lui la via giusta adesso. Francesco, siamo già 10 minuti oltre. Certo è brutto sentire dire non c'è alternativa a Sebastiani, perché se ci fosse la
alternativo, lo andremo a prendere, come è accaduto a Via Venezia quella famosa sera quando furono defenestrati i De Cecco, i Taraborrelli, i Marinelli, perché c'era il nuovo Dio che poi veniva contestato sistematicamente nei 10 anni successivi. Francesco? 18 anni successivi. Beh, io mi auguro che la vittoria del, mi auguro solo che la vittoria o il pareggio del Pescara Brescia possa servire in futuro. Grazie a tutti, grazie Andrea Costantini in regia, grazie Enrico, Andrea. Proprio, sì. Enrico, guarda, tre messaggi flash facciamo subitissimo, visto che sono arrivati in zona Cesarini. Ciao a tutti, un abbraccio alla mia TV6, ciao Jacopo. Poi ancora Jacopo Forcella, sì. Certo. Poi complimenti, grande trasmissione, grande Perletta, la curva Piazza Duca. E poi ultimo, anche la curva Piazza Duca abbiamo. Ottimo l'intervento del signor De Carolis. Sebastiani non sa comunicare, da un carattere non adatto per creare un buon ambiente. Deve maturare e allora avrà consensi. Saluti a tutti e saluti anche da parte mia, Enrico. Grazie Andrea, grazie Maurizio da qui. Grazie Valerio De Carolis. Ti prometto che lunedì prossimo ci sarà più spazio. Per no problem. Per ForzaPescara.com. Saluto Alessio Consorte, Fausto Perletta, Silvio Salone, grazie, non ti vedevo da tempo ma stai sempre in grande forma, in trasmissione non ti vedevo da tempo. Grazie a Paolo De Carlo, Gaetano D'Urso e Francesco Di Francesco, ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto. Il campionato degli italiani.